Tantissime le reazioni in città dopo l'operazione della squadra mobile dell'Aquila che ha portato all'arresto di 9 migranti con lo status dei rifugiati che erano stati ospitati dalla struttura di Via Roma e proprio in quella zona svolgevano tutte le operazioni di spaccio, ricettazione e c'è stato anche un tentativo di violenza sessuale. Un plauso unanime alle forze dell'ordine è arrivato dai cittadini, molti, proprio nel momento in cui si parla tanto della nave Aquarius e in cui il dibattito politico sul tema migranti non si placa. La realtà è che anche per le forze dell'ordine si stava delineando uno scenario molto pericoloso in città, con ordini di droga che addirittura arrivavano da studenti delle scuole cittadine. In un'intercettazione, il capo dell'organizzazione, un cittadino del Gambia, parla proprio di questo. Lelio De Santis, consigliere comunale, ha invitato il sindaco Biondi ad alzare la voce con il nuovo ministro dell'Interno. In realtà, Biondi già lo ha fatto per chiedere un incremento delle forze dell'ordine in città. De Santis ha chiesto anche controlli più accurati per verificare la presenza di stranieri irregolari, un tema complesso sul quale è necessario un ragionamento ampio. L'Aquila non può sopportare un clima di incertezza e paura, ha detto il consigliere, e il problema della sicurezza va affrontato bene. Tutto questo mentre all'Aquila si verificano episodi sempre più frequenti, come la prostituzione in pieno giorno, oppure gli episodi fuori ai supermercati, più volte segnalati dai cittadini. L'Aquila è e deve essere una città accogliente, purché ci sia legalità e controllo. Su questo sembrano tutti essere d'accordo.